sentito il terremoto il 9 dicembre dello scorso anno qui in Mugello? Sì, l'ho sentito anche se era di notte. Cosa hai fatto? Mi sono subito alzata dal letto e sono uscita di casa. Ci sono state altre scosse durante la notte, nei giorni successivi? Sì, sia di notte che nei giorni successivi. Avevi mai sentito altre scosse di terremoto? Sì, fin da piccola ne ho sentite molte di scosse. Quindi sai, la zona in cui vivi è una zona a rischio. Sì, il Mugello è una forte zona a rischio sismico. Sai cosa bisogna fare durante una scossa? Sì, evitare di prendere le scale e usare l'ascensore e andare magari alla ricerca di un luogo protetto come può essere un tavolo robusto. Sai cosa bisogna fare prima in modo preventivo a una scossa di terremoto? Sì, evitare magari di appendere vicino alla testata del letto oggetti che possono cadere e posizionare mobili fissi al muro. Qual è il tuo stato d'animo quando c'è il terremoto? Di ansia perché mi fa paura il terremoto. Perché? Perché fin da piccola ne ho sentiti tanti, è una cosa che non puoi controllare. Credi che essere informati e sapere cosa fare prima e dopo una scossa possa aiutare ad essere più preparati e ad avere meno ansia? Sì, sicuramente sì, anche se viene allo sprovvisto e quindi l'ansia forse è inevitabile. Ciao a tutti, sono Elena, volontaria, l'Ares Toscana, Unione Nazionale di Laureati Esperti in Protezione Civile. Siamo qui a presentarvi il laboratorio per grandi e piccini, costruiamo insieme gli isolatori sismici. L'Italia è un paese a più o meno alto rischio sismico, infatti, come possiamo vedere attraverso questo poster, che mostra quali sono stati i più importanti negli ultimi anni e più precisamente dal 1997 ad oggi gli eventi che hanno caratterizzato il nostro territorio, possiamo vedere quanto sia vulnerabile il nostro patrimonio edilizio. Come possiamo quindi andare a ridurre quanto più possibile il danno? Una volta note le origini dei terremoti e le caratteristiche sismiche del sito, per quanto riguarda le nuove costruzioni e l'intervento sul costruito, un tecnico deve andare, nel caso della nuova costruzione, a verificare che il progetto sia conforme con le indicazioni presenti nelle ultime norme tecniche. Per quanto invece riguarda il costruito, possiamo avere due possibilità. La prima è utilizzando tecniche di consolidamento tradizionali, quali fasciatura, cerchiatura e quant'altro. Mentre se vogliamo andare a aumentare le prestazioni dell'edificio sensibilmente, possiamo andare a intervenire con moderne tecniche di isolamento, quali isolamento alla base o dissipazione di energia. Quindi, con una piccola casa di legno, un po' di pasta modellabile, delle biglie e del cartoncino, possiamo andare attraverso il laboratorio per grandi e piccini, impariamo insieme a costruire gli isolatori sismici, andare a capire come funziona uno degli isolatori più utilizzati al giorno d'oggi, che è il sistema pendolare a doppia superficie curva. Se muoviamo il tavolo, possiamo vedere come questi permettono un miglioramento dell'isolamento dell'intero edificio. Il laboratorio è stato pensato la prima volta il 29 giugno del 2019, in occasione della giornata commemorativa dei 100 anni dalla scossa più forte avvenuta nel Mugello nel 1919. Successivamente è stato poi portato il 5 ottobre a Firenze per la prima edizione della Festa della Protezione Civile. Poi dal 10 ottobre al 3 novembre, sempre dello stesso anno,
è stato posto all'interno dello spazio espositivo delle mostre Terremoti e Prevenzione. Cosa serve per costruire gli isolatori? Del vinavil, delle biglie, un tappo, un cartoncino quadrato, un cartoncino rettangolare più resistente, del foglio di plastica resistente e un po' di pasta modellabile. Come prima operazione prendiamo il tappo e la carta e un po' di pasta modellabile, andiamo a inserirla dentro il tappo, cerchiamo adesso di realizzare una superficie curva col dito e poi estraiamo il primo isolatore. Andranno realizzati 6 isolatori. Una volta realizzato e fatto asciugare, lo possiamo colorare. Noi l'abbiamo colorato di argento. Quindi una volta pronto lo andiamo a incollare sul cartoncino quadrato, così per tutti e 6 gli isolatori, per poi dopo andarli a attaccare su questo cartoncino dove abbiamo messo 3 punti in questa posizione. Andremo quindi poi ad attaccare i nostri isolatori. Facciamo vedere già pronto. Eccolo qua. Gli altri 3 verranno incollati in un altro cartoncino rettangolare uguale. Dopodiché andiamo a posizionare le 3 biglie ed andremo poi da mettere sopra gli altri 3 isolatori. Poi a casa possiamo mettere sopra quello che vogliamo. Buon lavoro! Eccoci connessi, ciao a tutti, grazie a chi sta visualizzando il nostro video. Siamo durante la campagna Io non rischio 2020, quest'anno una campagna digitale che ci vede lontani fisicamente ma vicini socialmente. Andremo a intervistare un nostro socio, Antonio, e ci parlerà della comunicazione in emergenza, ovvero l'importanza delle telecomunicazioni. Antonio, grazie intanto della tua disponibilità, ti vedo già preparato con un bello sfondo, bello carico di strumenti particolari. Certo, poi ne parleremo. Ciao a tutti e benvenuti a Non Rischio di quest'anno. Allora, Antonio è un appassionato da sempre di telecomunicazioni e consegue, dopo aver conseguito il diploma di perito elettronico, ottiene anche la patente di radioamatore. Svolge come professione l'assistente tecnico per l'elettronica e le telecomunicazioni presso il Ministero della Difesa ed è attualmente capo unità operativa vettori e telecomunicazioni dell'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia. È disaster manager di secondo livello e siamo ben contenti che sia diventato anche socio l'Ares appunto da quest'anno. Antonio, subito una domanda facile immagino per te, ma durante un'emergenza cosa succede diciamo al sistema delle telecomunicazioni? Perché poi non dobbiamo, comunque ci consigliano di non utilizzare subito i telefoni, mettersi magari a chiamare a destra e a manca, almeno noi non soccorritori. Ecco, allora, dunque rispondiamo subito a questa domanda. Molte delle persone che ci stanno seguendo in questo momento si saranno accorte che quasi sempre quando avviene un'emergenza la telefonia o non funziona più oppure si impalla. Come può succedere, anzi come succede normalmente, l'ultimo dell'anno, quando il 31 di dicembre o vogliamo telefonare a qualcuno o vogliamo mandare un SMS di auguri, ci troviamo le linee intasate, non riusciamo a chiamare. Ora la motivazione lì è diversa, perché in quel momento c'è proprio un intasamento. Invece durante un'emergenza, soprattutto in caso di terremoto, la telefonia quasi sempre si blocca.
Per cui non affidiamoci in quel momento a quello strumento, ma abbiamo altri Esatto. strumenti di cui poi parleremo più avanti. Assolutamente. E appunto si dice, diciamo anche nel gergo parlato, che il sistema magari di comunicazione crolla, nel senso va in blackout nel momento, negli istanti immediatamente successivi ad un evento sismico, per esempio. Ma con quanta, diciamo, rapidità si riesce a ricostituire una qualche comunicazione, rete di comunicazione, e soprattutto con quali mezzi? Cioè, possiamo affidarci al telefono o dobbiamo cambiare strumento? Ecco, anche questa è un'ottima domanda, perché se noi parliamo con le persone comuni che non si intendono di queste cose, la prima cosa che dicono: ma io uso il telefono durante un'emergenza, ho il telefono, ho il cellulare, col cellulare posso parlare Assolutamente. da qualsiasi punto. Questa è un po' la convinzione di tutti. Invece, non è detto che durante un'emergenza la telefonia crolli, però possiamo anche aspettarci che crolli inaspettatamente, per motivi anche che a volte non capiamo. Allora, ad esempio, potrebbe crollare per una mancanza di energia elettrica, anche se le centrali telefoniche sicuramente sono autoalimentate da sistemi diversi. Potrebbero anche cadere perché proprio crolla fisicamente la cella del ponte ripetitore di questa zona, di quella zona. Per cui, lasciamo ora un momentino da una parte l'uso privato del telefono, cioè io ho bisogno del telefono in emergenza per chiamare, per sentire se i miei amici, i miei parenti stanno bene. Questo lo vedremo dopo. Una cosa importante durante un'emergenza, a parte la prevenzione che non succedano determinate cose, la prevenzione è uno dei compiti principali del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Però ammettiamo che comunque abbiamo un'emergenza e quindi non abbiamo più la telefonia. Diciamo i soccorsi, le autorità, la prefettura, le sale operative provinciali, il dipartimento ha bisogno di un sistema diverso, nell'immediatezza. Il sistema diverso cos'è? Sono le apparecchiature radio. In emergenza usiamo una rete di apparecchiature radio come queste. Questo è un apparecchietto portatile, poi vi farò anche vedere una cosa in funzione. E questo è un apparecchietto che mettiamo nell'auto. Allora, in un'emergenza, se per esempio il sindaco di un determinato comune ha bisogno di parlare con il prefetto e la telefonia non funziona, ci sarà tutto un meccanismo o della pubblica amministrazione, quindi della rete di telecomunicazioni che c'è già nella pubblica amministrazione, per esempio la rete dei carabinieri, perché in ogni stazione dei carabinieri c'è un'apparecchiatura radio, la rete della VAB, cioè la rete, scusate, dell'IB, l'antincendio boschivo, in tutte le province c'è una rete, ci sono delle radio, oppure il volontariato che fa questa cosa. Quindi con queste apparecchiature noi riusciamo, nel giro di, diciamo, mezz'ora, perché quando si ha un'emergenza, siccome le persone che fanno questo tipo di attività sanno già bene cosa devono fare. Vi faccio un esempio veloce. Assolutamente. Crollatina di terremoto. Ovvio che tutti i volontari e tutte le autorità di pubblica amministrazione, quelle che devono pensare a questa cosa, sanno già dove andare. Per cui, per esempio, io che mi interesso di questa cosa delle telecomunicazioni andrò nella sala operativa della provincia, dove ci saranno già tutti gli altri funzionari e tutti quelli addetti ad una cosa particolare, cioè si riunisce in una sala operativa un tavolo con tutte le funzioni, e ora è importante che vi spiego questo, così arriviamo anche a come si può risolvere poi il superamento dell'emergenza. Queste funzioni sono quelle che devono, diciamo, attivarsi per le varie cose. Per esempio, funzione comunicazione, che non è quella telecomunicazione, è quella che ci interesserà di mandare tramite i mezzi in quel momento possibili in uso, dei comunicati alla popolazione per dirgli cosa fare. Attenzione che il comune lì si sta attivando, dovete andare in quel posto, vi porteremo tutti in quel punto dove ci saranno le tende, dove vi daremo da mangiare, dove potete dormire. Ci sarà la funzione telecomunicazioni, che si è già attivata per stabilire tutti i contatti con gli attori dell'emergenza. Ci sarà però la funzione servizi essenziali. Servizi essenziali sono l'energia elettrica, sono la telefonia, sono l'acqua, eccetera, eccetera. Quindi lì ci sarà uno che si interesserà già di avere i contatti con le reti telefoniche, cioè con i gestori dell'energia elettrica. Perché? Perché quando si insedia
Scusatemi se la faccio lunga, ma almeno capite il meccanismo come funziona. No, Quando no, si sente. infatti è molto articolato, ma ci fa comodo. È importante capire perché le persone, scusatemi se le definisco io, della strada non sanno. Allora, Assolutamente, neanche noi. una buona sala operativa sa già cosa fare e vi spiego perché. Allora, io vado in sala operativa come quello che fa le telecomunicazioni. Sopra di me ci sarà un funzionario che è responsabile di quella fun della funzione telecomunicazioni, che chiederà a tutti gli attori, volontariato e pubblica amministrazione, che hanno la possibilità di gestire una rete radio, come siamo messi, cosa potete collegare. C'è già nel COM una radio, c'è già nel COC una radio, c'è già in prefettura una radio, eccetera, eccetera. Ovviamente nella sala operativa provinciale ci sono già delle apparecchiature radio e delle antenne installate, perché è impensabile andare a installare le antenne durante l'emergenza, passa del tempo. Ovviamente Le antenne ci sono no. già, le radio normalmente ci sono già. Poi, cosa succede? Che a parte dare soccorso alla popolazione per quanto riguarda dove portarli a dormire, dargli da mangiare, eccetera, eccetera, no? Vedere i danni e compagnia bella, il superamento dell'emergenza cosa vuol dire? Ripristinare tutte le cose, ripristinare l'energia elettrica, ripristinare la telefonia, eccetera, eccetera. Quindi, il responsabile della sala operativa dirà: le telecomunicazioni adesso, diciamo, ci fanno parlare tra la prefettura e le varie zone. Però quanto tempo ci impieghiamo a rimettere in sesto un po' la rete? Quindi, funzione servizi essenziali. E il funzionario risponderà: i tecnici della Telecom, i tecnici della Vodafone sono da un'ora già a risolvere questo problema. Sul Tra campo. mezz'ora avremo la possibilità di collegare queste zone. Ecco. Il gestore dell'energia elettrica mi ha assicurato che si è tranciato il cavo in quella zona, ma nel giro di un quarto d'ora lo ripristineranno, quindi il comune di avrà la corrente elettrica, eccetera, eccetera. Ecco. Perché non è che il responsabile dell'emergenza deve chiedere come siamo messi, quanto ci vuole, no, lui deve già avere la risposta all'attivazione. Una buona sala operativa funziona così. Non devo aspettarti di chiederti e di dirti vai. Ma io devo chiedere come siamo messi, no, probabilmente sono anche andato, ecco, e con quale Assolutamente. velocità. Credo di avere più o meno Sì, risposto. hai Io fatto grazie una bella mille. Una bella presentazione presentazione un po' sul grande. tema e ci è bastato, diciamo, per capire quanto sia anche complesso praticamente sia la gestione in ordinario, quindi in tempo di pace praticamente, che soprattutto durante un'emergenza in tempo, diciamo, sicuramente più no, non facili. Ma il sistema delle telecomunicazioni viaggia, diciamo, sullo stesso di quello ordinario oppure ci sono linee parallele? Ora, perdonami magari anche la terminologia non corretta, ma parlo proprio da profana. Dunque, diciamo che la nostra abitudine è quella di usare il telefono. Quindi, Esatto, ovviamente, per avete qualsiasi visto, no? cosa, anche Per qualsiasi cosa. forse in surplus rispetto a quanto Sì. Però, necessario. una buona prevenzione è di avere su tutti i mezzi di soccorso e nelle sale operative dove i soccorritori, diciamo, devono far capo, delle radio. Perché se il telefono non va, dobbiamo usare la radio. Per cui ogni ambulanza ha una radio, i carabinieri Esatto. hanno una radio, eccetera, eccetera, no? Come Ok. i mezzi di Lares hanno una radio. Ora vi faccio, anzi, prima vi dico un discorso e poi vi faccio vedere un esempio. Vai. Facciamo anche un esempio grossissimo. Vi ho fatto vedere delle radio così da tenere in mano, oppure delle radio così da avere nei mezzi o anche da avere nelle sale operative. Sale operative dove diciamo gestisce l'emergenza. Per esempio, però c'è anche la possibilità con delle radio, ora queste che sono alle spalle sono radio da collezioni, però delle radio che vanno per esempio su altre frequenze, perché queste sono in VHF, queste sono radio che vanno in onde corte. Se io ho la necessità di parlare con, per esempio, Prefettura di Firenze, con il Dipartimento della Protezione Civile che è a Roma, con queste radioline vado. Però, se facciamo proprio l'esempio massimo dell'emergenza, io in prefettura ho una sala radio con delle radio in onde corte che ci permettono di parlare con tutte le prefetture d'Italia e il dipartimento. Questo è un tipo di esercitazione che i radioamatori fanno ogni mese,
a turno un gruppo di prefetture si collegano con il dipartimento proprio per mantenere questa rete attiva. In ogni prefettura ci sono delle apparecchiature RAN. Allora, se per caso la prefettura crolla, come si fa? Non si parla più? No, si parla ancora, No, non perché ci si con fa. una radio, sempre su queste frequenze, alimentata a batteria, la buttiamo, diciamo, non nella piazza della prefettura, ma dove sarà il CCS, cioè il Centro Coordinamento Soccorso, quindi presidente della provincia o delegato, e il prefetto o il prefetto. Lì mettiamo una radio con un'antenna, uno stilo, un filo praticamente messo per aria, alimentata a batteria, e nei primi momenti dell'emergenza riusciamo a fare un collegamento tra Firenze e Roma, tra una prefettura e Roma. Allora, Buona, torniamo alla sì. risposta della domanda. Quindi il sistema di comunicazione dei soccorritori viaggia sullo stesso sistema, Ordinario. cioè telefonia, ma se siamo intelligenti, radio. Adesso, per esempio, vi faccio vedere una cosa. Ora, io ho acceso questa radio. Aspettate, attivo un'altra cosa. Ora, questo è una cosa che accade in momento di pace. Io Telefono. ho. Questa è una prova radio di protezione civile. Ok, sentiamo Ok, infatti. quindi avete sentito l'audio. Sì. Naturalmente è un audio un po' distorto perché questa radio è digitale. Ora non mi sto a complicare la vita. No, no, non Questa è. entriamo nel No. Ok. dettagliissimo. Ovviamente questa è un'applicazione. Io praticamente ho parlato via radio e posso parlare con tutto il mondo con questa radiolina. Ovviamente devo avere poi, insomma, delle altre cose da quale questa radio si connette. E in questo momento mi sono ascoltato sul telefono con un'applicazione che cammina via internet. Questo in tempo di pace. In tempo di emergenza probabilmente non lo farò perché internet non Ok, funziona più. non funzionerà Però, magari. è ovvio, no? Però questo vi faccio vedere le potenzialità della radio. Qual è? Che con una radiolina così posso collegare tutto il mondo. Per cui, nella seconda fase dell'emergenza, quando abbiamo ripristinato tutto, posso anche andare a fare anche delle cose con questa radiolina e usare internet. In tempo di proprio nell'emergenza pura, con questa radio, o parlerò con la sala operativa direttamente, o parlerò con questa tramite dei ponti ripetitori, cioè delle stazioni che sono poste in un punto in alto in una collina. Se non mi cade la collina, nel senso del Sì, terremoto, diciamo, no, supponiamo ma che c'è stia su. anche una soluzione alternativa. E quindi con questa mi permette di parlare in una zona grande, in una zona vasta. Se per caso si danneggia la collina, ci sarà un volontario pronto ad andare lì e a fare la stessa cosa di un ponte ripetitore. Ah, ecco. Ci sono queste soluzioni. Ho capito. Un addetto alle telecomunicazioni, poi chiudo il ragionamento, un addetto alle telecomunicazioni che fa il volontario avrà sempre, oltre allo zainetto, che dovremo avere tutti pronti in casa, questa è una buona pratica di protezione civile. Lo Esatto, zainetto con generi alimentari, gli scarponi, una cosa da coprirmi se piove, una zona, una cosa da coprirmi per il freddo, una radiolina batteria, non questa, una per sentire, la radiolina per sentire la musica FM, dalla quale Sì. posso ascoltare le notizie, le informazioni utili. Ovviamente un telecomunicatore volontario avrà anche una radio di questi, perché con Ecco, questa ce l'avrà avrà la pronta possibilità, praticamente. pronto. L'ho fatto un po' lunga, ma insomma, ho fatto un bel. Hai fatto un bel cappello, diciamo, sull'argomento. Senti, l'ultima domanda, perché poi dobbiamo, diciamo, il tempo scorre purtroppo, anche se è un argomento, come dire, molto interessante. Appunto, durante un'emergenza, quindi, va, diciamo, limitato l'utilizzo dei mezzi di telefonia, di comunicazione, perché altrimenti cosa può succedere? Diciamo, se tutti ci mettiamo a chiamare o come succede spesso in questo momento, se sentiamo il nostro amico, i nostri 10 parenti, hai sentito la scossa di terremoto e andiamo un po' a sovraccaricare la linea telefonica. Cosa Esatto. facciamo con queste azioni che paiono, come dire, innocenti e senza problemi, invece cosa può Ovviamente causare? la natura umana, come posso dire, l'amore che abbiamo per gli amici, per la famiglia, ci porta a informarci. È successo qualcosa? E tutti Assolutamente. telefoneremo. Ovviamente all'inizio non riusciremo a telefonare perché la rete è collassata. Abbiamo Non detto, sì. appena abbiamo subito il segnalino del cellulare, tutti siamo a telefonare. Cosa succede? Esattamente quello che succede, anzi molto di più, quello che succede
il 31 di dicembre, quando vogliamo parlare con gli amici, molto spesso non ci riusciamo. Perché? Perché la rete è congestionata. Se tutti vogliamo parlare, e magari tutti nella stessa cella, perché se, allora, io abito nel mio paese, io In un nella latina paese del X. paese qua, ovvio che la mia cella dove io parlo è congestionata perché tutti quelli che hanno sentito la scossa, tutti vogliono telefonare. Allora, Esatto. facciamo l'esempio: all'inizio la rete non funziona perché è collassata. Quindi dobbiamo aspettare che venga ripristinata la rete. Oppure la rete non è collassata, nel senso, cioè la rete non si è rotta, funziona sempre. Ma tutti stiamo telefonando, quindi la rete è inutilizzabile. Allora, ovvio che le autorità sanno benissimo che la rete in quel momento non è affidabile, perché anche se funziona, inaspettatamente può crollare per qualsiasi motivo. Per cui le autorità che hanno bisogno, ritorniamo un attimo al discorso di prima, di una rete sicura, affidabile, funzionante, che poi nessuno utilizzi, se non le autorità, si affidano all'erario. Ora, noi dobbiamo cercare di limitare di telefonare almeno nella prima ora, oppure, come ci ha consigliato chi ci ha fatto il corso da comunicatori, possiamo telefonare ad una persona, ad un amico che non è nella nostra zona, che magari poi lui potrà telefonare ad altre persone che magari, per esempio, ovvio che se viene una scossa di terremoto a Firenze e io ho dei parenti in Sicilia, tutti mi telefoneranno. Però per Ovviamente. telefonare a me, cioè per ricevere io la telefonata, occuperò la cella a Firenze, una delle celle vicino a casa mia. Allora, se io riesco ad avvisare un amico che, ipotesi, abita a Roma, mi fai un piacere, mi telefoni a queste... È chiaro, non subito, però Sì, appena posso, mi telefoni a ecco. queste persone, lui è in un'altra cella. Chiama le Ok. persone in Sicilia, a Milano, usa altre celle. Se tutti facciamo così, non congestioniamo la nostra cella e diamo la possibilità, perché è ovvio che appena si ripristinano le celle, le autorità utilizzeranno la telefonia, utilizzeranno la telefonia mobile e fissa, perché magari Esatto, quella più immediata. quella più immediata. Quindi cerchiamo all'inizio di utilizzarla il meno possibile. Poi, se tutto funziona perfettamente, tutto piano piano si sistema, cioè il superamento dell'emergenza. Ok, grazie Antonio, veramente grazie soprattutto anche per la precisione con cui hai presentato l'argomento e la passione che traspare quando parli di queste cose. Quindi il nostro tempo purtroppo a disposizione è finito e rimanete comunque collegati sia alle nostre pagine social che alla pagina ufficiale di Non Rischio per rimanere aggiornati sui contenuti che verranno condivisi. Ciao a tutti, grazie di averci seguito. Ciao. Grazie a voi, ciao e ci vediamo nelle piazze domenica. Speriamo Ciao. fisicamente la prossima volta. Certo, la prossima volta speriamo proprio di sì. Eccoci collegati, ciao a tutti, grazie a chi sta visualizzando il nostro video. Siamo durante la campagna Io Non Rischio 2020, quest'anno una campagna digitale che ci vede lontani fisicamente ma vicini socialmente, come abbiamo più volte scritto e ripetuto nei nostri hashtag durante questi giorni di preparazione. Oggi parleremo con il sindaco di Montelupo Ferentino, il dottor Masietti, e non rubo altro tempo al suo contributo e lascio la parola intanto alla mia collega comunicatore Io Non Rischio, Gloria Terenzi. Buongiorno a tutti, ringrazio certamente il dottor Masetti per essere presente con noi oggi in una giornata molto particolare che è quella appunto della campagna Io Non Rischio, finalizzata proprio alla divulgazione delle buone pratiche di autoprotezione da alcuni rischi. Come in particolar modo quello sismico e quello da alluvione.
oltre a quello anche da maremoto. Non voglio togliere altro tempo per le presentazioni, ma volgo la parola direttamente al dottor Masetti per la sua presentazione che sarà finalizzata soprattutto a porre in risalto come sia difficoltoso il ruolo del sindaco nella gestione dell'emergenza. Prego Paolo, grazie. Tanto buongiorno Gloria, buongiorno Francesca, Buongiorno. buongiorno a tutti i volontari, alle volontarie della Res Toscana e a tutti quelli che seguiranno questi pochi minuti di diretta. Pochi minuti perché non abbiamo molto tempo. Avevo pensato anche a un titolo di questo incontro che poi risultava essere più lungo di quanto sarà il tempo a nostra disposizione. Quindi in realtà io voglio fare qualche riflessione su quello che è il ruolo del sindaco. Prima, durante e dopo un'emergenza sismica, che poi in qualche modo è simile ad altre emergenze, anche con caratteristiche particolari. È evidente che il sindaco, quando riceve la fascia tricolore, riceve insieme a quella oneri e onori, forse più oneri che onori, e fra i tanti oneri è proprio quello di ricevere la responsabilità politica forte di essere autorità territoriale di protezione civile. E allora un sindaco di prima nomina, e faccio finta di esserlo, io sono sindaco da 6 anni e mezzo, ma un sindaco di prima nomina raramente ha la totale consapevolezza di cosa significhi essere autorità territoriale di protezione civile. Io ho avuto la fortuna di averla questa consapevolezza, ma perché prima ero responsabile di protezione civile della provincia di Firenze, quindi in qualche modo la mia professione era quella. Ma quando si diventa sindaci, molto spesso si proviene da altre professioni, da altre conoscenze, da altre competenze. Quindi bisogna entrare subito nell'ottica dell'organizzazione del proprio sistema di protezione civile, così chiede la legge, e di organizzare tutto il possibile per come dire, garantire una prima risposta in caso di emergenza sismica e poi per poter gestire il post. Non sto parlando di emergenze sismiche disastrose, proprio ieri risentivo la telefonata fatta nell'immediatezza del terremoto che ha colpito anche Amatrice, la telefonata famosa, tragicamente famosa del sindaco Pirozzi che diceva non c'è più niente, è tutto giù, e con la voce rotta dal pianto cercava solo e chiedeva solo persone che togliessero i cittadini da sotto le macerie. Ecco, in quella situazione qualunque tipo di preparazione, qualunque tipo di pianificazione salta clamorosamente, perché salta il punto di riferimento, saltano i punti di riferimento della pianificazione. Sto parlando di quegli eventi sismici di media-bassa intensità che mettono sia a dura prova l'amministrazione e la comunità, ma che non la distruggono e non la annientano del tutto. In quel caso il sindaco, il lavoro che ha fatto prima, può essere molto utile perché prefigurare quali sono le attività da fare durante un evento sismico non è cosa semplice. Non ce lo insegna nessuno a reagire ad un evento sismico, che è tra tutti gli eventi calamitosi, forse l'evento più drammatico, più terribile da gestire, meno gestibile anche dal punto di vista psicologico perché colpisce territori molto ampi. E allora prepararsi, non è facile perché i sindaci hanno grandi difficoltà economiche, grandi difficoltà di risorse, ma si può fare qualcosa, si può fare anche senza spendere molte o troppe risorse. È sufficiente intanto instillare la consapevolezza della protezione civile in tutti i propri dipendenti. Tutta la macchina comunale deve essere a conoscenza del fatto che quando succede qualcosa nel proprio territorio, ognuno deve fare la sua parte e ognuno è attore responsabile, deve essere attore responsabile del sistema di protezione civile locale. Non è banale questo aspetto, perché in genere nelle amministrazioni i dipendenti non si sentono tutti investiti da questa responsabilità. E poi bisogna accompagnare i cittadini nella crescita della cultura della protezione civile. Questo bel fazzoletto giallo che abbiamo al collo non significa che siamo in allerta codice giallo, ma è un bel fazzoletto che indica che oggi, in questa giornata, noi stiamo cercando di aumentare quella consapevolezza tutti insieme, il volontariato, le istituzioni, i
i cittadini, cioè di far crescere la nostra comunità in questo senso. Se noi facciamo crescere questo aspetto, anche gli aspetti organizzativi e pianificatori che stanno alla base di un sistema di protezione civile locale avranno maggiore probabilità di efficacia e di successo, perché avremo la possibilità di lavorare e quindi di attivarsi, attivare le proprie risorse, di mettere in atto il proprio piano, però in un contesto in cui anche i cittadini fanno la loro parte. Allora, io credo che nella protezione civile di domani i cittadini faranno veramente la differenza, perché il sistema di protezione civile nazionale è ben strutturato, lavora bene, e le protezioni civili regionali hanno una struttura che consente di dare mano ai territori. I comuni sì, hanno difficoltà a livello locale, ma c'è comunque una strutturazione di tutto il sistema che, secondo i principi della sussidiarietà, entra in gioco nel momento in cui capita qualcosa. Bene, credo che il futuro della protezione civile sarà nel poter dire tutti insieme: io non rischio, e non farlo solo in una giornata bellissima che ogni anno viene organizzata, quest'anno in maniera un pochino più ridotta, in modo virtuale, ma ormai il Covid, questo maledetto virus, ci ha abituato a guardarci attraverso uno schermo, che è cosa molto molto più arida che non guardarsi negli occhi fisicamente. Però il futuro veramente dipenderà da questo, da quanto noi saremo stati capaci di trasferire la consapevolezza che il sistema, che ormai è maturo, ha nelle singole persone. Ovviamente la scuola è uno dei livelli su cui operare con maggiore efficacia, perché i cittadini adulti ormai hanno raggiunto quel livello di conoscenza e difficilmente poi può essere cambiato negli anni. Siamo un po' di coccio, come si potrebbe dire, all'età, anche alla mia età. Quindi bisogna puntare sui giovani e bisogna puntare sul volontariato, che è una risorsa strepitosa. Io lo dico sempre: ogni volontario dovrebbe avere di default e in dotazione un tappeto rosso su cui poter camminare durante la sua attività ordinaria e straordinaria. E quindi, visto che non abbiamo tanto tempo, capite bene che questa mia è una riflessione che non vuole addentrarsi in aspetti tecnici, non vuole addentrarsi in aspetti complessi, ma è semplicemente una chiacchierata con voi. Faccio finta di avervi uno a uno davanti a me, e in questo rapporto, in questa relazione virtuale, io abbraccio in modo particolare tutti i volontari e le volontarie che ci seguono e che, lo dico non solo da ex tecnico di protezione civile, ma lo dico soprattutto da cittadino e da sindaco di una comunità, per me rappresenta una delle risorse più importanti della società civile, della mia realtà territoriale, e a voi sono molto grato, e colgo l'occasione anche in questa giornata gialla in cui tutti diciamo insieme all'unisono: io non rischio, per ripeterlo con affetto e stima. Grazie Paolo, veramente, per la tua disponibilità e soprattutto parole praticamente per questo tuo prezioso contributo. Ti volevo chiedere giusto una domanda brevissima, riallacciandomi un po' al tuo discorso iniziale, soprattutto quando parlavi praticamente che il gruppo, come dire, del comune deve saper cosa fare nell'emergenza immediatamente negli istanti successivi, quando si affaccia un nuovo evento emergenziale. Hai magari consigli da dare a chi, come dire, si vede per la prima volta coinvolto in qualche emergenza ed è investito poi di una carica magari pubblica, perché non sempre il gruppo consigliare proviene dalle stesse storie, ma magari ha background diversi, provenienze, formazioni diverse. Quindi come si può far funzionare il gruppo immediatamente quando c'è necessità? Perché poi sono situazioni che vanno preparate in tempo di pace, ma magari è una situazione, un argomento che non viene trattato, non lo so, anche secondo la tua esperienza, visto che sei al secondo mandato, quindi immagino avrai avuto modo di toccare con mano queste problematiche. Sì, secondo mandato, peraltro, in molti mi dicevano che sarebbe stata una passeggiata. Invece no, immagino. Invece è successo di tutto, da
da scoperchiamenti del palazzetto dello sport, a un crollo di un muro, al coronavirus, alle alluvioni, insomma, ecco, abbiamo un botto. Allora, il mio consiglio da amministratore, visto che quando si fa protezione civile la cosa più importante è il coordinamento e il sapere lavorare in gruppo, perché è ovviamente un sistema, e in un sistema bisogna essere capaci di relazionarsi e di capire bene ognuno qual è il ruolo dell'altro, al di là della conoscenza del sistema e della, quindi aumento della consapevolezza, in questo senso io consiglio ai miei amici, colleghi, amministratori, che sono magari da poco sindaci, di obbligare i propri, obbligare è una parola brutta, ma insomma per capirci, i propri dipendenti a trovarsi settimanalmente in una riunione di staff, la riunione di tutti i responsabili del comune, a socializzare quelle che sono le problematiche di ognuno, anche se non impattano sul lavoro degli altri. E in questo comune, nel mio comune, lo facciamo da tanti anni, ogni giovedì pomeriggio c'è l'incontro dei responsabili dei vari settori che si raccontano quello che hanno fatto durante la settimana. Poi ci sono ovviamente argomenti che sono trasversali, e quindi una sorta di conferenza di servizi in cui si risolvono le problematiche. Questo li aiuta ad avere una visione d'insieme dell'attività del comune e li aiuta, e l'ho già constatato, a lavorare bene quando si trovano in emergenza, perché è una consuetudine che hanno avuto 52 giorni l'anno. Questo è un consiglio che mi sento di dare, perché molto spesso un comparto del comune non sa che cosa fa il comparto della porta accanto, e in questo senso rende difficilissimo avere proprio quella visione insieme che è necessaria per contrastare l'emergenza. Ecco, grazie di questo consiglio. E lei, professoressa, non so se vuole rivolgere una domanda. Sì, io voglio innanzitutto ringraziare veramente tanto Paolo Masetti per aver dedicato questo po' di tempo a noi, però con un concentrato di parole veramente efficaci. Allora, innanzitutto lo ringrazio per le belle parole nei confronti del volontariato, e poi soprattutto per queste sue riflessioni, che effettivamente il titolo è un po' lungo, però è effettivamente pertinente alla giornata, al tema cocente, diciamo, per la giornata, e a tutta la nostra preoccupazione di poter affrontare delle altre situazioni di emergenza, ma essendo pronti a queste condizioni, ci ha fatto capire, direi, proprio veramente come debba operare un gruppo a livello proprio di gestione comunale, di gestione di protezione civile all'interno del comune, di un qualunque comune, per riuscire a gestire l'emergenza. Quindi penso che le sue parole siano state veramente efficaci, e soprattutto apprezzo moltissimo e condivido pienamente la sua attenzione a preparare il gruppo prima dell'emergenza, socializzando in modo tale da poi nell'emergenza trovarsi tutti pronti a poter partire e collaborare sapendo cosa fare. Questo penso che sia il clou di questa chiacchierata di oggi, ma bellissime parole che condivido in pieno, e lo ringrazio veramente per averlo detto un pochino a tutti i presenti. Grazie Paolo. Grazie a voi davvero, e buon Io non rischio 2020. Grazie a tutti, grazie a chi ci ha seguito. Continuate a seguire le nostre pagine social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative, e soprattutto nella giornata di oggi, anche nelle successive, continuate a visualizzare e condividere i materiali che verranno appunto postati nella pagina ufficiale di Io Non Rischio. Grazie a tutti, ciao, arrivederci. Arrivederci. Buona giornata.